Oggi, bambini, raccontiamo la storia del piccolo bruco mai sazio. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si levò il sole caldo e splendente, dall'uovo, crac, uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca del cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, uno e due, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, uno, due, tre, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole, uno, due, tre, quattro, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque arance, uno, due, tre, quattro, cinque, ma non riuscì a saziarsi. Sabato allora mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria. E alla sera aveva un fortissimo mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica. E il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio e non era mica più tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta, chiamata Bozzolo, e rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel Bozzolo e dal Bozzolo uscì una bellissima farfalla che spiccò il volo e se ne andò. Ciao!